Roland Poe aveva uno spiccato gusto per le parole insolite. Più erano esotiche, meglio era. E la stessa cosa l'applica in quella che noi chiamiamo la sua galleria di donne spettrali. La storia di questa sera è quella di una donna con lo strano nome di Morella. Ma è anche la potenza delle parole che colpiscono la vita e la morte. Il più grande interesse nella vita di Poe, come abbiamo visto, era la morte. Ma con Morella lui esplora nel profondo del soggetto, dove le nostre personali identità si perdono con la morte. È qualcosa che gli intellettuali hanno discusso per molto tempo. Non tutti sono d'accordo con te, Morella. Sto semplicemente dicendo che l'identità di una persona non si perde con la morte. Io credo che ci sia qualcosa in ognuno di noi, in te, in me, che vivrà per sempre. Probabilmente è vero, ma non esiste alcuna prova che dimostri che l'anima è indipendente da un corpo che sta morendo. Trovo decisamente difficile crederlo e ancor più dimostrarlo. James, qui siamo circondati da alcuni dei più famosi scritti filosofici del mondo. Pensi che queste grandi menti avrebbero sprecato il loro tempo con dissertazioni sull'anima se avessero pensato che questa fosse banalmente mortale come lo sono i nostri corpi? Signora, non sa che questi libri sono vietati? Vietati? Sul serio? Se il sapere viene vietato, come si può sapere cosa sia degno di essere conosciuto e cosa no? Andiamo, James. Le persone amanti della conoscenza non sono le benvenute qui. Quella donna cerca sempre la maniera di innervosirmi. Non mi piacciono affatto le donne così, che non fanno che ficcare il naso in tutte le faccende che non le riguardano. Oh, quel povero uomo. Morella, perché devi sempre fare delle scenate? Ah, quel vecchio fossile mi irrita. Con quelle piccole regole così meschine, non c'è niente di più ridicolo del divieto di leggere dei libri. Soprattutto perché il divieto è solo per le donne, non certo per gli uomini. Beh, sai bene che spetta agli uomini decidere al riguardo. Ah, ne sei certo? Chi vi ha dato questo diritto? Chi? Dimmelo. Morella, per favore, abbassa la voce, mi metti in imbarazzo. Mi dispiace. Continueremo la nostra discussione in un altro momento, va bene? Amore, fa troppo caldo qui. Ti dispiacerebbe se... se io... Cosa? Oh, sì, sì, fa pure. Bene, ti sei cambiata. Adesso sei pronta a continuare? Con che cosa, amore? Con il nostro progetto, ovviamente. Al momento ho in mente un altro progetto. Mio caro James, che è di gran lunga più urgente. Amore, io... Così urgente che non posso più aspettare. Cambiandovi questi anelli, avete unito le vostre vite per sempre, come ora e per sempre sono unite le vostre mani. Vi dichiaro marito e moglie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso può baciare la sposa. Che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo vi benedica e conservi sempre. Che il Signore misericordioso vegli su di voi e vi riempia il cuore con tutta la sua spirituale e santa benedizione. E che la sua grazia vi accompagni nella vita e per l'eternità, per sempre uniti, in terra e nel regno dei cieli. Amen. Hanno l'aria di essere una coppia molto sfortunata. Non più di noi, mia cara. Senti, Platone, se stessa, solo una singola unità sola, ed eternamente unica e indipendente dal corpo. Sono certa che sapesse che le nostre anime restano autonome rispetto al corpo dopo la morte. Passiamo la nostra saggezza agli altri. Non possiamo così trasferire loro anche la nostra anima. Amorella, smettila. Perché? Non è così? Per l'amor del cielo, che cosa vuoi dire? Arrivo a credere, mio caro, che Dio abbia poco a che vedere con tutto ciò. Semplicemente, io ritengo che le nostre anime dovrebbero vivere dopo la nostra morte soltanto perché noi lo desideriamo e non certo perché l'anima stessa sia immortale. Non credi anche tu, amore? Sai una cosa, Morella? Tu mi annoi a morte. James! James! Vieni qua e ascolta questa. È una cosa incredibile. Morella, tu... tu sei come i tuoi sporchi libri con quelle pagine marce. Le tue dita puzzano di vecchio inchiostro e vecchia libidine e a me non piace quando mi toccano. Lasciami in pace adesso. Ti prego, James. Ho bisogno di te. Mi chiedo quale giustificazione intellettuale tu possa dare a tutto ciò. Quale oscuro rapporto desideri. O forse solamente una vecchia voglia lussuriosa. Allora, di che si tratta, signora? James, non c'è bisogno che tu... Non c'è bisogno? Tu mi stai parlando di un bisogno molto chiaro. Quello... quello orizzontale. Ma tu mi amavi una volta. Io non posso credere che ora sia tutto finito. Finito? No, non c'è mai stato. Era la tua mente che io amavo, non il tuo corpo. Ma come puoi essere così cieco, James? Non capisci che in una donna sono una sola e unica cosa? La mente e il corpo. Tu ti consideri un intellettuale, non è vero, mia cara? Beh, allora dovresti capire che era il tuo intelletto quello che mi eccitava di te. Invece, tu insisti nel volermi infliggere il tuo corpo e la tua carne così volgare. Tutto questo...
Contatto carnale. Pieno di disgustosa umidità. Tuttavia, se ciò che vuoi è il piacere, come tuo marito, io sarò ligio al mio dovere e ti darò ciò che vuoi. No, per questo no, che vuoi, prego, te lo darò. No. Ma non aspettarti amore né rispetto. Ancora. 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 Ecco. Ecco la mia anima. La tua anima, signora, non ha assolutamente niente a che vedere con quello che è appena successo qui. Ed è qualcosa che non sono certo ansioso di ripetere. Questo incontro di corpi mi disgusta profondamente. Amore? Amore? James! Tesoro! Sì, per l'amor del cielo, che cos'è che vuoi adesso? Vorrei soltanto parlare con te. Se proprio devi. Ho sentito un suo piccolo calcio, qualche minuto fa. So che è una bambina. È così bello sentire che è una vita che cresce dentro di te. Perché non provi a sentire. Proprio qui. No. No, io non voglio sentire un bel niente. Per l'amor del cielo, hai avuto quello che volevi da me. Ora non voglio sentirti, ancor meno voglio vederti. Con quella grossa pancia gonfia, sei solo un'offesa agli occhi di chi ti guarda. Amore mio, questo è il giorno più importante, il più importante sia per vivere che per morire. È un bel giorno per i figli della terra e per le figlie del paradiso, mentre qualcuno oggi morirà. Io sto morendo, o forse dovrei vivere. Morella, Morella! Io ti ho amato, James, ma tu non mi hai mai amata. Quando morirò, allora sì che mi amerai. E nel giorno in cui ti accorgerai di amarmi, perderai tutta la tua felicità per sempre, come io per te ho perso la mia insieme a tutta me stessa. Morella, tu non stai bene, non sai quello che dici. Quando morirò, nostra figlia vivrà. Ed io sarò per sempre qui. Morella, Morella, che cosa vuoi dire? Libero la mia anima. Ostetrica! È un bambino. È un maschio, non è vero? Oh, no. No, lei ha una bellissima bambina, signore. È l'esatta immagine di sua madre.
Forse dovremmo andare a fare una passeggiata nel parco. Che ne dici, tesoro? Guarda che bella giornata, c'è il sole. E c'è una grande differenza fra il curare i propri affari, occuparsi delle proprie cose e il lavorare per qualcun altro. Ora prova a leggere tu, coraggio. Alcuni sono sempre pronti a lavorare per chiunque sia disposto a pagarli. Molto brava. Come procedono i tuoi studi? Molto bene, grazie. Dobbiamo ripassare un po' di matematica. Alla mia bambina, al mio amore. Tu mi ricordi così tanto tua... Sì, padre. Stavo giusto pensando che forse dovremmo andare in chiesa domani. In chiesa, papà? Non mi ci hai mai portata prima. No, è qualcosa che in effetti ho trascurato, ma stavo appunto pensando che forse dovresti essere battezzata. Padre, non sono mai stata particolarmente religiosa. Non ci ho mai pensato. Sì. No, no, beh, forse hai ragione. Lasciamo stare, amore mio. Aspetta. Invece credo che sia una buona idea. Solo adesso mi sono resa conto che tu non mi hai mai chiamata per nome. Ma tu sei la mia bambina, amore mio. Sai bene quanto sei importante per me. Certo, così importante che non mi hai mai dato un nome. Padre, credo sia giunto il momento che io venga battezzata. Non devi essere battezzata se tu non vuoi. Insomma, puoi essere chiamata come preferisci, con qualunque nome. Certo, come bambina mia, amore mio. Padre, hai iniziato tu questa discussione. Sono in grado di prendere decisioni autonomamente e credo che questa questione debba essere risolta adesso. Allora? Per tutti questi anni. Non ci posso credere. Per quale ragione? Padre, ho 17 anni. Tu credi che io possa rimanere per sempre bambina mia e amore mio? Lo so che la morte della mamma ti ha cambiato profondamente, ma adesso è il momento di iniziare a pensare a me. Tutto questo non ha niente a che vedere con tua madre. Quante volte te lo devo dire di non nominarla? Per quale motivo, padre? Perché nessuna di noi deve avere un nome, né mia madre né io. No, no, non è questo. È che voglio considerarti sempre come il mio dolce tesoro. Tu sei l'amore del mio cuore. Per me sei la parte di me alla quale non potrei rinunciare mai. E sono certo che possiamo continuare come sempre, tesoro. Non posso essere per sempre la tua bambina, il tuo amore. Io voglio avere un nome, il mio nome, adesso! Andiamo! Per favore! Per favore, bambina cara, calmati! Non sono una bambina e non voglio calmarmi. Voglio essere battezzata adesso. Adesso! Con queste acque rinascerai nello spirito, in una nuova vita. Col tuo nome tu verrai verso la luce di Dio. Che nome è stato dato a questa creatura? Bambina mia, tesoro mio! Qual è il mio nome? Che nome le è stato dato? Ora dillo, padre! Lo chiedo ancora una volta, quale nome viene dato a questa creatura? Dillo, padre! Morella! Oh, signore! Bambina mia, amore mio... Sono qui, James. Oh, oh mio Dio. Che cosa mi ha trattenuto ad amarti quando eri viva, Morella? E che cosa... Cosa mi ha spinto a disturbare
Le buie profondità delle tombe dei morti. Morella! Probabilmente la nostra essenza, ciò che noi siamo, continua ad esistere anche al di là della nostra morte. Forse l'anima è una realtà che può trascendere i limiti di questo mondo materiale. Ma come abbiamo detto all'inizio, tutte queste non sono che parole. Non possiamo definire cosa siamo. Edgar Allan Poe è ricordato per ciò che compone le sue storie, ovvero per le sue parole, ed è di queste che sono fatti i racconti, e noi tutti sappiamo che le parole in realtà non possono cambiare nulla. O forse sì. Mio caro James, che è di gran lunga più urgente. Amorella, io... Così urgente che non posso più aspettare. Scambiandovi questi anelli,
Avete unito le vostre vite per sempre, come ora e per sempre sono unite le vostre mani. Vi dichiaro marito e moglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso può baciare la sposa. Che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo vi benedica e conservi sempre. Che il Signore misericordioso vegli su di voi e vi riempia il cuore con tutta la sua spirituale e santa benedizione. E che la sua grazia vi accompagni nella vita e per l'eternità, per sempre uniti, in terra e nel regno dei cieli. Amen. Hanno l'aria di essere una coppia molto sfortunata. Non più di noi, mia cara. Senti, Platone, se stessa, solo una singola unità, sola, ed eternamente unica e indipendente dal corpo. Sono certa che sapesse che le nostre anime restano autonome rispetto al corpo. Lampo aveva uno spiccato gusto per le parole insolite. Più erano esotiche, meglio era. E la stessa cosa l'applica in quella che noi chiamiamo la sua galleria di donne spettrali. La storia di questa sera è quella di una donna con lo strano nome di Morella. Ma è anche la potenza delle parole che colpiscono la vita e la morte. Il più grande interesse nella vita di Poe, come abbiamo visto, era la morte. Ma con Morella lui esplora nel profondo del soggetto, dove le nostre personali identità si perdono con la morte. È qualcosa che gli intellettuali hanno discusso per molto tempo. Non tutti sono d'accordo con te, Morella. Sto semplicemente dicendo che l'identità di una persona non si perde con la morte. Io credo che ci sia qualcosa in ognuno di noi, in te, in me, che vivrà per sempre. Probabilmente è vero, ma non esiste alcuna prova che dimostri che l'anima è indipendente da un corpo che sta morendo. Trovo decisamente difficile crederlo e ancor più dimostrarlo. James, qui siamo circondati da alcuni dei più famosi scritti filosofici del mondo. Pensi che queste grandi menti avrebbero sprecato il loro tempo con dissertazioni sull'anima se avessero pensato che questa fosse banalmente mortale come lo sono i nostri corpi? Signora, non sa che questi libri sono vietati? Vietati? Sul serio? Se il sapere viene vietato, come si può sapere cosa sia degno di essere conosciuto dopo la morte?
passiamo la nostra saggezza agli altri. Non possiamo così trasferire loro anche la nostra anima. Amorella, smettila. Perché? Non è così? Per l'amor del cielo, che cosa vuoi dire? Arrivo a credere, mio caro, che Dio abbia poco a che vedere con tutto ciò. Semplicemente, io ritengo che le nostre anime dovrebbero vivere dopo la nostra morte soltanto perché noi lo desideriamo e non certo perché l'anima stessa sia immortale. Non credi anche tu, amore? Sai una cosa, Morella? Tu mi annoi a morte. James! James! Vieni qua e ascolta questa. È una cosa incredibile. Morella, tu... tu sei come i tuoi sporchi libri con quelle pagine marce. Le tue dita puzzano di vecchio inchiostro e vecchia libidine e a me non piace quando mi toccano. Lasciami in pace adesso. Ti prego, James. Ho bisogno di te. Mi chiedo quale giustificazione intellettuale tu possa dare a tutto ciò. Quale oscuro rapporto desideri? O forse solamente una vecchia voglia lussuriosa? Allora, di che si tratta, signora? James, non c'è bisogno che tu... Non c'è bisogno? Tu mi stai parlando di un bisogno molto chiaro. Quello... quello orizzontale. Ma tu mi amavi una volta. Io non posso credere che ora sia tutto finito. Finito? No. Asciutto è cosa no. Andiamo, James. Le persone amanti della conoscenza non sono le benvenute qui. Quella donna cerca sempre la maniera di innervosirmi. Non mi piacciono affatto le donne così, che non fanno che ficcare il naso in tutte le faccende che non le riguardano. Oh, quel povero uomo. Morella, perché devi sempre fare delle scenate? Ah, quel vecchio fossile mi irrita. Con quelle piccole regole così meschine, non c'è niente di più ridicolo del divieto di leggere dei libri. Soprattutto perché il divieto è solo per le donne, non certo per gli uomini. Beh, sai bene che spetta agli uomini decidere al riguardo. Ah, ne sei certo? Chi vi ha dato questo diritto? Chi? Dimmelo. Morella, per favore, abbassa la voce, mi metti in imbarazzo. Mi dispiace. Continueremo la nostra discussione in un altro momento, va bene? Amore, fa troppo caldo qui. Ti dispiacerebbe se... se io... Cosa? Oh, sì, sì, fa pure. Bene, ti sei cambiata. Adesso sei pronta a continuare? Con che cosa, amore? Con il nostro progetto, ovviamente. Al momento ho in mente un altro progetto. Oh, non c'è mai stato. Era la tua mente che io amavo, non il tuo corpo. Ma come puoi essere così cieco, James? Non capisci che in una donna sono una sola e unica cosa? La mente e il corpo. Tu ti consideri un intellettuale, non è vero, mia cara? Beh, allora dovresti capire che era il tuo intelletto quello che mi eccitava di te.
Invece, tu insisti nel volermi infliggere il tuo corpo e la tua carne così volgare. Tutto questo contatto carnale, pieno di disgustosa umidità. Tuttavia, se ciò che vuoi è il piacere, come tuo marito, io sarò ligio al mio dovere e ti darò ciò che vuoi. No, per questo no, che prego, vuoi te lo no. darò. Ma non aspettarti amore né rispetto. Ancora. 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 Ecco. Ecco la mia anima. La tua anima, signora, non ha assolutamente niente a che vedere con quello che è appena successo qui. Ed è qualcosa che non sono certo ansioso di ripetere. Questo incontro di corpi mi disgusta profondamente. Amore? Amore? James! Tesoro! Sì, per l'amor del cielo, che cos'è che vuoi adesso? Vorrei soltanto parlare con te. Se proprio devi. Ho sentito un suo piccolo calcio, qualche minuto fa.